Boia regà, benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacce. Grazie ragazzi per il successone dell'ultimo video. Veramente un supporto enorme. Tra l'altro il video dove ho annunciato del codice creatore Bacce. Aspetta che non c'è luce. Non c'è letteralmente luce, perdonatemi. Dove ho annunciato del codice creatore Bacce che vedete anche adesso sulla destra. E quindi torniamo a scalare con Meganite e Spaccamuro evoluti. Questo è sempre il deck. L'ho usato col cannoniere anche nell'ultimo video, sì, dove siamo arrivati in top 20 mondiale. Oggi, dopo qualche giorno, siamo a 200 medaglie in più dell'ultimo video che ho fatto nel 2700 e siamo ancora in top 20 mondiale. Sono già primo in Italia, quindi non posso neanche chiamarla scalata nella top 1 italiana perché al momento sono primo in Italia. Quindi l'obiettivo sarebbe quello della top 10 mondiale. Vediamo come andrà. Comunque questa sarà una scalata. E vabbè, sarà una scalata, direi grazie al cazzo. E vi ricordo di supportarmi se vi va, che basta un like e proprio un commento. E siamo al top. Io direi che possiamo anche iniziare. Ci vorrà magari un pochettino a trovare le partite, però voi avete ragazzi il privilegio del taglio, dell'editing e quindi tutto il tempo che io dovrò aspettare grattandomi le palle. Voi ve lo risparmierete. Un like solo per questo. Codice creatore Bacce. Codice creatore Bacce in tutti i giochi Supercell. Dal Supercell Store potete acquistare il pass sia oro che diamante, come volete, col 10% di sconto. E anche lì si può utilizzare il codice Bacce. Dai, troppa luce. Eh no, così è troppo poca. Ok, Pantera 19, questo utilizza, metto un po' di volume che non c'era. Questo utilizza, ragazzi, dovrei saperlo, lo so. Drill spaccamuro senza tronco con spiro del po'. Cosa sta facendo, ragazzi? Cosa fa? Presumibilmente lui non sapeva che io utilizzassi Meganite, perché altrimenti questa giocata non l'avrebbe fatta. Quindi qua, raga, vado anche col fucile, devo tenermi. Tengo la zappa, ok, allora. Direi che l'abilità è più efficiente in questa situazione. Mi sa che non dico che non fa pure perché è riuscito a uscire dalla Valchiria. Però direi che lo start è buonissimo. Forse c'era l'audio un po' alto di gioco. Qua Barry Barbari con Zap intanto. Non è un problema perché Lord of the Scheletri l'ha appena fatta. E di là il bombarolo viene shottato dal cannoniere. Questa è sicuramente una buona interazione in cui il cannoniere è ovviamente meglio della torre normale. E ottimo, comunque l'avrei ignorato quel bombarolo, anche se non me l'avesse difeso la torre. Ok. Bandita in basso a destra, perfetta, ottimo timing. Qua mi sa che full counteriamo in questa maniera. Ottimo. Ottimo, ottimo. Qua andiamo con un semplice. Anzi, andiamo anche con gli spaccamuro, così che Orda di Scheletri la possa fare o dietro. Cosa fa? Orda di Scheletri ma in ritardo, raga. No, mamma mia che clutch, però ottimi danni del Magnet, esattamente per questo vi dicevo. O la faceva sul Magnier o la faceva dietro. Io ho il cannoniere, quindi devo sbrigarmi a difendere. Posso fare un principino. Non è perfetto. Ragazzi, non so cosa sta facendo lui. Tra l'altro sta altissimo di medaglie, ma sta giocando molto male. Ma certo, penso sia mio, assolutamente. Però così me la sta semplificando la grande. Guarda, cavolo, da fa un barile barbarico. Perfetto. Una zappa qua, anche se avrei potuto fare abilità di nuovo. Ma che zappa però, raga. Precisa, precisa, precisa. E lui ride. Io invece godo, perché è una vittoria veramente, veramente schiacciante. Cioè, non sembra neanche di aver giocato una partita di top 20 mondiale, perché lui ha iniziato con Valchiria Spaccamuro. Magari è una giocata che ha constatato, durante tante partite, che sia, che dia i suoi benefici, ovviamente. Però, contro uno che c'ha MK, specialmente se ce l'ha in cycle, t'ha detto proprio male, eh. T'ha detto proprio, proprio, proprio male. Ragazzi, 2730 medaglie con questa prima vittoria e andiamo tredicesimi al mondo. Se ne riuscissimo a vincere un'altra, potremmo entrare in top 10 mondiale. Sì, ci servono in realtà. Ah no, in realtà sicuramente entriamo in top 10 mondiale. Se nel mentre non arriva qualcuno a rompere i coglioni, perché con una vittoria ci basterebbe vincere 16 medaglie e 16 medaglie le prendi sempre. Le prendi sempre. In teoria il minimo che si possa prendere è 17, e quindi perdere 43 e vincere 17. Questo in top ladder, ovviamente.
Beh, non c'è molto da dire sull'ultima partita. Avete già visto tutto, cioè la Valchiria con gli spaccamuro iniziali sono 6 Elisir mandati su un MK e io vado automaticamente in questa maniera strasopra e l'abbiamo vinta lì, quindi magari rigiocandola anche fra virgolette ad armi pari con lui che sa che io ho MK non avrebbe mai fatto quella giocata perché comunque stava veramente alto di medaglie. Ripeto, per il meta pensava che fare questa giocata fosse buono, magari come ho già detto, ne era anche certo che fosse una buona giocata per i deck che sta trovando. Gli è andata male stavolta. Io sto già cercando la seconda partita. Ci vediamo appena. Ah, ok. Perfetto, contro Riley, ragazzi. Perfetto, contro Riley, contro Riley. Ok, lui è il cannoniere, quindi posso fare i pipistrelli, che dovrà ovviamente difendere. Come io, se non difendo questi, prendo una hit. Qui un po' di sfortuna. No, in realtà comunque ho fatto anche la bandita. Il cannoniere ovviamente full counter gli spaccamuro, ma ho fatto anche la bandita perché non ero sicuro che gli scheletrini avessero un attimino stunnato il cannoniere. E quindi non ero sicuro che il cannoniere riuscisse a hittare anche il secondo. Ok. Prima abilità direi che andiamo a fare. Vediamo che cos'ha, raga. Ok. Non ho ben capito il deck. Potrebbe avere maiali, forse? Comunque non credo abbia tornato, possiamo fare un Miner anche dietro. Scheletrini. Vabbè, questi già sapevamo li avesse. Una hit. Una hit. O Miner Poison, direi. O appunto qua spaccamuro che dovrà difendere, perché ci sono i pipistrelli davanti. Palatronco. E è a posto così. Non ha fatto Poison sul principino. A meno che non faccia Poison adesso. Ok. A noi direi che ci va bene che faccio sta giocata. Quello avrei preferito che non jumpasse indietro, onestamente. Qua le abilità le attiviamo, così gli mettiamo un minimo di pressure da entrambi gli scheletrini evoluti. Teniamo ovviamente in considerazione questa cosa. Ok, perfetto. Buono. Secondo me possiamo andare a fare Magnet pipistrelli da quest'altra lane. Lo costringiamo a fare Poison in teoria, no? Esattamente. Forse qualche danno prima che la Poison faccia effetto. Esattamente. La possiamo fare Barilla, Barbariche, Zap. E siamo a posto, ragazzi. Barilla, Barbariche, Zap. Ottima difesa per... Ok, abbiamo un problema perché abbiamo... Ho perso, mi sa, eh. Sì, ho perso, raga. La torre del cannoniere. Mannaggia, perdere così. Potevo difendere. Ho sbagliato di spaccamuro. Questo farà ancora più rosicare. Bruttissimo perdere così, raga. Veramente bruttissimo perdere così la torre del cannoniere, ragazzi. La torre del cannoniere. Peccato. Avrei potuto fare gli spaccamuro più attaccati, onestamente. Li ho fatti troppo distanti. Però brutto lo stesso, cioè. Io Barilla Barbarico Zap dovevo per forza farlo su. Peccato. Poco da dire, peccato. Poco da dire. GG, lui va solido con una poison difensiva ed è a posto così. Non è sempre sta partita, eh. Sembra magari che l'MK possa essere buono, ma quando hanno il cannoniere faccio un sacco fatica a vincere sto matchup. Anche perché hanno tanto bait delle spelle, come purtroppo si è ben visto con Barilla Barbariche Zap, o meglio, con gli scheletrini evoluti dopo che gli avessi fatto Barilla Barbariche Zap. Che il bello è che se io avessi avuto la principessa sarebbe stata anche una buona situazione, quindi definirlo un errore viene anche difficile, onestamente. Non perché non voglia autocriticarmi, ma perché letteralmente bastava avere un'altra torre. Quindi è comunque una buona giocata da parte sua. E Clash Royale cambia, ragazzi. Questa comunque è una buona dimostrazione di come effettivamente le truppe delle torri possono cambiare delle situazioni e anche delle giocate. In questo caso, offensiva da parte sua. Ha fatto degli scheletrini voluti a punta che sono soltanto 4. Che però, se non c'è niente, cannoniere non li butta giù. E ciao ciao torre. Tra l'altro mettendo gli spaccamuri voluto e mettendo gli spaccamuri gli ho dato ancora più value perché si sono moltiplicati, ma il mio obiettivo era solo distrarli, era l'unica cosa che potessi fare. Avessi avuto più elisir potevo fare un principino, ma non riuscivo neanche a fare un principino, quantomeno non subito. Quindi nata così. Grossa rosicata, raga. Meno 34. Sì, raga, siamo in top 20 mondiale, purtroppo è così. Purtroppo è così. Probabilmente se riusciamo a vincere facciamo le 20 medaglie, se perdiamo facciamo le 40, raga. Cioè, le 40 in negativo.
Questa è la cosa brutta di quando giochi alto in top mondiale. 2 seconds later. Ok, no, ce l'ha trovata. Ce l'ha trovata. Cosa vi dicevo? 150 medaglie esatte. Ragazzi, è impressionante. Una cosa mai vista prima, una cosa mai successa prima. Innanzitutto vi dico che se perdiamo, perdiamo tipo 43 medaglie, il massimo. Ma la cosa assurda è che io non abbia mai trovato uno esattamente col numero di medaglie massimo di differenza che si possa. Che ci sia. 150, lui ha esattamente 150 medaglie meno di me. Va bene, non facciamoci intimorire da questa cosa. Intanto le guardie. Guardie con pirotecnica. Cosa? Potrebbe avere gigante scheletro Hog? Perché è veramente strano, Hog. Guardie con. O un Logbait particolare. L'ha fatto un'abilità. Veramente devo riprendere l'Elisir. Forse ne entra solo uno se la bandita si sveglia. No, ne è entrato solo uno perché la torre ha dato una hit che non mi aspettavo riuscisse a dare. Quindi ottimo. No, in realtà è normale che l'abbia data, eh. Attenzione là, il barile barbarico a tankare, ragazzi. Il barile barbarico a tankare. Fa spammo, visto che non avevo niente per il barile goblin, il cannoniere comunque è decente per difendere, possiamo spammare. E gli facciamo torre, perché aveva speso veramente, veramente tanto. Ma veramente, veramente tanto. Andiamo sulla centrale, eh. Abilito qualsiasi cosa metta che si prova a difendere. No, ha quittato, ragazzi, ha quittato. Direi meno male. Io penso che si possa dire soltanto meno male. Perché qua sarebbe stata una botta clamorosa mai vista prima. Raga, più 17. Quante ne so di sto gioco? Vabbè. E ci manca solo che non sappia cose di questo tipo. Ve l'avevo detto, no? Ma la cosa assurda è che parlavo prima di come appunto il gap massimo sia più 17 e meno 43 in caso di sconfitta. E ci siamo trovati uno. Esattamente, che ce l'ha dimostrato, no? Guardate, 150 medaglie in meno ed è il massimo. Tu non puoi trovare uno che abbia 151 medaglie in meno di te o in più di te. Puoi trovare al massimo uno che ne abbia 150 come differenza. E questo ne aveva 150 spaccate. Fortunatamente, possiamo dire, il matchup non era malvagio. Siamo stati bravi a mettere una pressure asfissiante sin dai primi momenti, perché? Perché poi la pirotecnica evoluta non la togli. In realtà non togli manco quella normale, perché non c'ho le frecce. C'ho due spell, zap buona magari prima di Maia, il barile barbarico. Barile barbarico buono un po' a destra e a sinistra, nel senso un po' in qua e là, perché comunque di bait per il barile barbarico ne ha, già con spaccamuro e barile goblin. Comunque, ottima vittoria. Matchup credo che tutto sommato fosse a favore mio. E torniamo bene o male alle medaglie di partenza. No, cioè, le medaglie di partenza no, perché comunque abbiamo fatto una vittoria, una sconfitta e poi di nuovo una vittoria. Qual è la cosa assurda, raga? Che la sconfitta di prima ci ha tolto 34 medaglie. La vittoria adesso ci sono andate 17, la metà. Vabbè, fantastico. Fantastico, passiamo al prossimo game. E ci vediamo probabilmente fra una mezz'ora. Oh, incredibile. Muhammad Light! Guarda, preferivo veramente aspettare una mezz'oretta e non trovare Muhammad Light. Tra l'altro sull'account in cui è doppia top 1. Muhammad Light, che sei col del cavolo, raga, posso dirlo? Sì, lo posso, devo zappare che ho paura che mi entri uno spaccamuro, se no ho dovuto overdifendere, ma bastava avere un barile barbarico, non avevo ovviamente niente. Ok. La vediamo se attiva l'abilità, giusto per non farsi shottare. La fa, ok. Raga, onestamente posso fare subito in mega up, perché comunque lui ha un deck molto difensivo. Lui ha questo mazzo che è molto difensivo. Penso non si possa neanche attivare la centrale perché ha il doppio cannoniere. Ok, difesa perfetta, ma penso nessuno avesse dubbi. Ok, no, li facciamo entrare perché non credo che sarei riuscito a fare in tempo pariglia barbariche zap, quindi piuttosto non sprechiamo Elisir e lasciamo che entrino. Ok. Quella se non fa niente lascia sul principino. Beh, preferivo lasciarsi attorno, manco a dirlo, ovviamente. Ok. Mi sa che l'abilità la può fare qua, eh. Sì, ha fatto bene. Però in teoria qua non ci mette in difficoltà perché ci basta una zap. Certo che se poi riesce tipo ad attivarsi la centrale con l'MK. No, non dovrebbe riuscire. Anzi, possiamo andare pure a spammare la nostra bandita. Raga, ha sbagliato qua Moment Light, eh. Però che spirito ha messo, Dio buono. Qui dovrebbero entrare i miei spaccamuro.
ha fatto gli scatrini per non far entrare la bandita, però passiamo in vantaggio. Sì, qua penso abbia sbagliato a fare questa giocata, però veramente il cannoniere contro questi mazzi è peggio, io penso si possa, lo possa dire, lo posso assolutamente dire che sia peggio, no? Ma secondo me possiamo fare Magnier più bistrelli di nuovo, perché comunque se gli facciamo fare poison va benissimo, fa il principino, e il Magnier per proteggersi il principino, però fa dei bei danni quello, eh. Il mio principino lo faccio a destra per non dare value di poison, sì, ha fatto degli ottimi danni. Quello viene shottato, ovviamente. Secondo me, quale make-up lo possiamo fare anche perché non ha subito il principino in salvo. Quindi, sì, lo possiamo assolutamente fare. Andiamo a fare anche questi spaccamuro, perfetto. E qua andiamo con Barile Barbarico. Devo tenere la zappa dall'altra lane, raga, che sennò perdiamo la partita. Questi scheletrini evoluti ce la stanno complicando parecchio, eh. La stanno complicando veramente tanto. Forse ho un po' esagerato io con la fresh sulla lane di destra. Spaccamuro qua che non c'è bisogno di fare il make-up, sarebbe sprecato. Esattamente. Ok. Vale, il make-up lo devo fare. Però penso che a lui vada benissimo che io faccia il make-up qua. Il problema è questo, raga. Se non abbia neanche senso fare il Magnier sul principino. In questo momento ho un cycle veramente pessimo. Dobbiamo fare Barile Barbarico Zap, però adesso non ha gli Sky Trievo. È complicata questa partita, raga, l'abbiamo persa. Peccato, è veramente complicata. Ottima difesa qua, che non penso hitti, sì, buona difesa con bandita più pipistrelli Evo. Però sì, esattamente può iniziare a fare Cycle in questa maniera. Non faccio neanche principino là, perché con il Trigger Cycle è capace mi faccia un'altra Poison veramente in fretta. Ok, non ha adesso il principino in Cycle, quindi voglio provare a togliere la Tesla il più in fretta possibile, raga. Ma non va giù, raga, ha già ciclato un altro principino. Ma può fare una tronca, ha difeso. È complicato sto matchup, vabbè, se lo giochi con Mohamed Light. Capirai. E inizia a fare i cycle di poison, ha vinto il game, ragazzi. Vabbè, well played per Mohamed Light, ma penso nessuno avesse dubbi che l'avrebbe giocata bene sta partita. Guarda, l'MK è già morto, raga. Questo game è veramente complicato. Questo game è veramente tanto complicato, assolutamente. Con il cannoniere anche, non è da sottovalutare, si complica tantissimo. Non posso fare niente arrivato a questo punto. Magari contro un avversario che non sia Mohamed Light la vinco anche, ma contro Mohamed Light, essendo cannoniere, raga, veramente col cannoniere, l'MK muore in un attimo, raga, veramente incredibile. L'MK veramente muore in un attimo. Col cannoniere, l'MK. Il mio cannoniere fa cagare in questa partita, ovviamente. Che magari qualcuno può pensare, ma ce l'hai pure te il cannoniere? Che cazzo mi serve? Questo c'ha Magnier Cycle, che cazzo mi serve il cannoniere? Sì, su Magnier è meglio, ma tutto il resto disastroso. Tante situazioni in cui potrei ignorare, non posso ignorare e non posso mai andare sopra di Visir. Fa una differenza enorme. A few moments later. No, raga, levo il cannoniere, figa, vero, levo il cannoniere, assolutamente. Cioè, non so veramente, ci manchi solo che io adesso becchi, non lo so, Gigante Royale, perché non so quali siano i matchup in cui il cannoniere in questo mazzo sia meglio. Non lo so. Veramente, non saprei. Un deck come il Gigante Royale sicuramente, un deck come il Gigante, Gigante Goblin sicuramente. Però c'è un piccolo dettaglio da specificare. Tanto quel matchup lo perdi lo stesso. Tanto quel matchup è comunque fra i peggiori che tu possa prendere, quindi lo perdi anche col cannoniere, come è già successo. Quindi tanto vale che io vinca quelli che dovrebbero essere buoni con la principessa, giocando la principessa. Speriamo che non mi faccia aspettare 5 minuti adesso, che okay, no, grazie, perfetto. Pedro, raga, Riley, Mohamed Light, Pedro. Ma sì. Ma sì. Che c'è poi? Chi manca all'appello? Morten, Bassotto. Ci sta, ci sta. Ma sto ragazzi, ma. Raga, stanno succedendo cose stranissime. Ma com'è possibile che dei goblin con dei difesi dai pipistrelli mi hanno fatto due hit? Vabbè. Ok, non puoi fare mai. Hai incontrato tutta la prossima CRL. Sì, beh, solo per Riley, perché per il resto è anche la CRL attuale. E qua è Free Poison, raga, ma sai qual è quello che è. Fai MK, eh. Ok, non ha struttura, il che può essere buono.
dita, spacca pure quello di altri. Pistelli di Guazzap sul principino. Ah, consegna, non lo sapevo. Penso di averlo bullizzato, forse. No, ha difeso molto bene. Non l'ho bullizzato, ma la play era buona, assolutamente. Spaccamuro difensivi, ce li ha? No. GG. Vamos, vamos. Let's go, raga. Ottimo bait là con gli spaccamuro. Io non sapevo avesse consegna, ma in ogni caso era una buona play. In ogni caso era una buona play. Vabbè, raga, ma che roba. Mamma mia, che roba, ragazzi. Ah, non guarda, neanche commenterò più questo stile di gioco. L'ho commentato talmente tante volte che ho perso la voglia, raga, proprio. Ho perso proprio la voglia. Ho perso proprio la voglia. Vabbè, che poi il matchup è impossibile, però. Fai vedere se te ne sei preparato o no. Da Royale Api puoi vedere il registro attività dell'avversario in base a quale mazzo stavo utilizzando prima, barra in base a quando ha fatto l'ultima partita. Perché se ha sempre utilizzato questo deck, ma l'ultima partita l'ha fatta 10 ore fa, o anche un'ora fa, è un po' una coincidenza che torni a giocare proprio. Poi, ragazzi, siamo 600 persone in live, cioè è semplicissimo. Pensate quanti snipe si becca Morten. Cioè, siamo stati oggetti a snipe. Noi streamer che giochiamo a un buon livello. Normale. È gente incognita, capito? Non è gente, come dire, che ci mette la faccia, tra virgolette. Quindi si diverte. Ma sti cazzi, è un gioco, cioè neanche mi ci incazzo più veramente. Però l'ho detto, quando la partita è persa in partenza, è giusto anche specificarlo. Questo raga è di nuovo Gigante Goblin. Quanti ne sto trovando? C'è una miseria, oh. Ma cannoniere, poi tutti col cannoniere. Ma può essere buono, penso. Eh no, perché il cannoniere l'MK è già mo. Raga, quanto cazzo è forte il cannoniere! Porco due! Quanto cazzo è forte! Raga, ma me lo sciogli l'MK? È impressionante! L'MK viene sciolto! È assurdo. Avevo capito non avesse furia. Forse un jump. No, non lo facciamo neanche jumpare. Perché ha speso tutto il Resire, però. Ah, è impossibile, è impossibile. Ha pure il bombarole voluto. Non possiamo giocarlo sto deck, raga. Magari. Se vediamo che ci sono tante drill, possiamo metterlo, ma di base è ingiocabile sto mazzo. E ci stavo tredicesimo al mondo un attimo fa, però. C'è troppo rischio di prendere matchup di questo tipo. È più il rischio di prendere matchup orribili che quello di prendere matchup buoni. Questo è un po' il discorso. Vabbè, a zappo ok, tanto avrei dovuto difendere lo stesso. Dovrei entrare entrambi. Fatto un trenino, raga. Lo giocavo anch'io sto deck, quindi non posso manco dire nulla. Lo giocavo meglio di così, però. La parte l'avrei già vinta. Nah, raga, è impossibile.
Morten. Mancava lui, raga, ci sta. Ci sta, ci sta. Abbiamo beccato Mohamed Light, Riley, Pedro. Ci sta, mancava Morten. Nel chill. È regolare. No, l'ho messo lontano. Vabbè, lui. Dopo 10 ore di live gioca un po' off stream. Cazzo stai dicendo? Sta giocando off stream, raga. Pazzo, veramente pazzo. Ora non potevo fare MK sul miner, raga. Non potevo fare MK sul miner. Non lo capisco, onestamente. Però sicuramente ha a dir poco i suoi frutti, raga, con questa costanza. Ma veramente ha streamato 10 ore? No, 10 no, ha streamato 4-5 ore, ha streamato moltissimo per i suoi standard. Però adesso sta giocando in live. Sarà registrato per YouTube, non penso registrare alle 2:20 di notte, però tutto può essere, effettivamente. Lui c'è da dire anche che i video li registra a parte, quindi non unisce live e video. Penso. Il cannoniere quanto fa la differenza, ragazzi. Cannoniere fa veramente tanto la differenza. Gli scrivevano? Dio buono. Raga, lo spirito con il cannoniere fanno proprio l'accoppiata della morte. L'accoppiata della morte proprio. Inutile fare il mania qua. No, Eric, no. Non cazzo, guarda, non avevo niente. Non avevo niente, devo farli entrare. Raga, non voglio dire che l'ho bullizzato, ma calma. Poi io dopo vado di tronco, però ok. Devi farla, devi farla, devi farla. Raga, Mohamed Light e Riley mi hanno scopato sto matchup. T-Bag e Morten invece li ho battuti. Interessante, interessante. Ragazzi, se farete qualche acquisto in game, potete supportarmi utilizzando il codice Batch. Cioè, di base non vi costa niente. Quindi se vi va comunque di supportarmi, base... Doveste acquistare qualcosa, a prescindere, fatevelo sapere, che sarebbe un gran supporto. Codice creatore che l'abbiamo ottenuto il 14 febbraio per San Valentino. 14 febbraio 2023 è una data che mi ricorderò, raga, una data che mi ricorderò. Che è una soddisfazione importante, come ho detto nel post su Instagram, forse la più grande che abbia avuto fino ad ora in 4 anni, 5 anni di carriera. Non è la più grande per il semplice fatto che la soddisfazione più grande è streamare ogni sera con tutte queste persone che mi seguono. Cioè, e quella sarà sempre quella. Non è una calcolata. È anche, logicamente, pure per voi metteste nei miei panni, è ovvio che sia questa la soddisfazione più grande. Però come obiettivo, come risultato singolo, forse il codice creatore. Ho detto 2023? Vabbè, sono rimasto 2 mesi fa. Sono rimasto 2 mesi fa. Sì, raga, l'emblema me lo daranno, l'emblema sì, l'emblema, per chi non lo se lo chiedesse, per i content creator, in teoria ve lo posso far vedere da Riley ce l'ha sempre, l'abbiamo beccato prima, per i content creator c'è questo page, per i super creator, scusate, content creator è generico, per i super creator che hanno il codice creatore c'è questo page riservato in game, e lo riceverò a breve, in un mese dovrei averlo, non arriva subito ma...
Puoi vedere in tempo reale quanti sostenitori hai? Sì, quante persone utilizzano il mio codice creatore, posso vederlo non in tempo reale, ma con un delay di 2-3 giorni, tempo che elabori gli acquisti fatti. Dai, raga, sta bassissimo, utilizza Gigante Royale Unlucky. Unlucky, dimmi che non utilizzi CR, però ti prego. Usa CR di solito. Usa CR. Eh no, però vaffanculo, te e il tuo spirito curante di merda. Che fastidio quelli che ti mandano le faccine quando sanno di avere un buon matchup, veramente. Di testa. Ho speso anche più del dovuto, perché mio mani non è stato dei migliori. Però non aveva più non aveva più lo spiritetto che insaio. Poi non riattiva centrale, lo riesco a fare così. Matchup di merda, raga, facciamo meno 40. Hai un PC, vedi da lì. Fallo da PC, Ferrarus, se hai un computer. Non dovresti avere problemi da computer. Fenice ha pure, no? Sì, raga, vabbè, ciaone. And I give up forever to touch you. Jumpa. Non mi basta sto jump, però è un punto di partenza. È brutto sto GR, raga. Sì, è buono. Nice. Calma. Questo è Bruno, raga. Questo è Bruno. Questo che ha mandato. Questo che spamma adesso lo scheletrino che fa così è Bruno. GG. GG. Penso che con un game andiamo in top 10, eh. 18 medaglie, raga. Sarebbe stato meno 42. Top 13. Siamo tornati in top 13. Vi faccio vedere come si può vedere chi ti manda le faccine. Chi ti manda le faccine in game mentre giochi. Allora, sempre da Royale Api, raga. Sempre da Royale Api. Andate su Royale Api. Vi cercate, cercate il vostro profilo. Ora io mi trovo con Erbacce perché comunque essendo creatore di contenuti, comunque il mio profilo diciamo che è in evidenza e lo trovo subito. A parte che Erbacce, poi non è che ce ne siano molti. Se il vostro nome è un pochettino più diffuso, vi cercate col tag e siete a posto. Allora, andiamo su Battles. Qui ci sono un sacco di annunci perché in qualche modo dovranno pur guadagnare. Ecco, della partita che volete vedere, ci sono queste tre impostazioni in basso a destra. Percentuale, questo è tipo, cos'è, replay? Esatto, non è che vi fa vedere replay da qua, sarebbe assurdo, però vi fa vedere un attimino come si è svolta la partita a livello di... Non saprei come spiegarla, però... Sulla carta, senza il gameplay ovviamente. E poi qua avete le emote... Il registro delle emoticon, soltanto che prima devo un attimo togliere il replay. Ah, non ce l'ho ancora, si deve caricare, mi sa. Eccolo. Eccolo, raga. Questo era Bruno. Riz è Bruno in game. Palese che fosse lui. Mi manda sempre sta faccina. E quindi così potete vedere chi vi manda, appunto, le emoticon. Gli spettatori, intendo. Top 10 Italy. No, top 1, Z. Vediamo se con un game andremo in top 10. Non è scontato in realtà. Devo vincere 28 medaglie. Devo arrivare a 2000... 2763. Dammi una drill. Che poi, tanto hanno cannoniere sicuro, non è neanche scontato come matchup. Però almeno è mio. Questo è Eragon, raga. Gioca o Arco X o Drill, penso. Questo è Eragon. Penso abbia Arco X con il bombarolo perché avevo visto su Twitter che stava usando sto mazzo.
Quale fa la struttura? Perché non ha niente per difendermi. Ah, minchia, ma qua, in quanto è ciclato, raga? LOL. Penso che attiva la centrale sia inutile, ma comunque l'attiviamo. Sia inutile perché ha l'arco X. Fireball. Va bene, va benissimo che abbia fatto Fireball qua. Non sai che potrei fare anche Mega Up davanti. Non voglio rischiarlo. Che non ha cavaliere evoluto, però. No, non voglio rischiare. Si prende una hit se non fa niente. Nevermind. Non ha neanche utilizzato il cavaliere qua. Sfruttato al massimo la Tesla proprio. Fuori danni qua dei pazzi, chip damage. Pure che abbia nato, raga. Mega poi lo faccio più avanti. No, gli scheletri non ho gli zipper a zap. Non ce l'ha ancora gli scheletri. Buona notizia. Facciamo fare fireball qua, onesto. Peccato che non sia arrivata la seconda hit prima del. Alla fine un 2x4 che ci sta. Ok, un per 1 decente. Però adesso ha tutte le evoluzioni. Non ha scheletrivo perché ha Bombarolo comunque. Quindi non ce li ha. Li avrebbe avuti se li avesse proprio avuti come evoluzione, ma non l'ha come evoluzione. Cavalierevo. Facciamo guarire barbarico. Trovare centrale là. Deve fare la nostra Tesla, bene. Raga, non so cosa fare, mi ha stunnato con questa giocata. Quant'è che non vedevo un arco X difensivo? Farà fireball, eh? Sì, adesso fa fireball che si avvicina tutto. Oh, l'ha missato, what the fuck? Ok, fireball là, va bene. Sì, il cavaliere di nuovo. Tesla, ok. Bronco spirito, ok, Bronco deve farlo prima. Però glielo togliamo subito là. G, raga, buon matchup. Con barile barbarico Zappar con X migliora parecchio. Sì, ma l'hanno fatto pure l'anno scorso, Lore. Il CRL warm-up l'hanno fatto pure l'anno scorso. Top 11, bro. Top 11 di una medaglia dalla top 10. Vabbè. Ora ci prendiamo lo snipe.
Let's go to take a really nice snipe. Vediamo chi è. A chi... No, Pedro non mi ha sniperato. Decisamente no. Oh, non ha il cannoniere su questo account. Much better. Much better. Come sta andando male, bro? Ah, si aspettava di spappola. Strega male, però. Quindi deve difenderli. Va bene. Beh, considerando la value di Strega Madre che ha preso subito allo start, può andare peggio. No, bro, direi di no. Strega Madre che cambia parecchio, ma veramente tanto. Se avessi avuto cannoniere, sto matchup era suo. Senza cannoniere, penso sia mio, però. Pedro. Ma è tipo quello con spirito elettrico anche che stavo usando Nate. Dovrei saperlo, non serve più tanto. Comunque, non penso abbia nato. Pure zappare gli scheletri, che la zappa non penso mi serve. Non ha neanche spaccamuro lui, cioè full mine e poison con strega madre. Fare mega, però no, intanto non ha un po' una pressure, ha solo mine. Magari non faccio pazzi, non mi fa strega madre al ponte, però sì, ok. Devo ignorarlo questo. Spaccamo di qua. Posso fare il pipistrello adesso. Possiamo fare il qua. Sì, la spirito elettrico. Migliora per lui. Cioè, non è che sia, non sia fattibile, però migliora per lui rispetto a come sarebbe se non avesse avuto spirito elettrico. Ok, zap storto, ma non è un problema. Beh. Anzi, bei danni, ok. Buona di infrastruttura. Oh. Pedrito? Ok, buono. Dotto Magner, io penso. Sì, anche se la bandita figa deve essere veramente lontana 3000 metri per fare una cazzo di dash, mortacci sua. Da Marco Magno penso siano importanti, quindi prendiamoci. Non posso fare pazza assolutamente. Ok, over difeso mi sa. Non voglio rischiare niente, ragazzi. Principino qua. Buon principe, si vede. Il maiale, raga. Ok. Preso una buona situazione lì, preso un bel saico. Bro, muori! Raga, ma che cazzo ho appena visto? Dai, che sfiga, posso dirlo. Farà poison enorme adesso. Che raga, che sfiga! Ma che value la strega madre. Che culo, raga, sto avendo una sfiga enorme. GG, well played. Pure hai fatto una tronco di troppo, guarda. Spirito elettrico cambia veramente la partita in maniera assurda. Spamma. Bro, sti cazzo di maiali gli hanno fatto vincere la partita, bro. Ormai.
essere chiamate di spirito elettrico tesa. Lo definisco un matchup da vincere, però tesa. Ah, così, guarda il mondo. Ok. Buono. È un po' distanti le altre posizioni, ragazzi. Provavamo a fare qualcosa ancora, però un po' distante le altre posizioni. Avessi avuto il cannoniere, avrei perso, bro. Cioè, me l'ha quasi vinta in questa maniera. Avessi avuto il cannoniere, avrei perso, ragazzi. Avrei perso, avessi avuto il cannoniere. Prima mondo è Starlight. Sì. Il codice credo vale la pena inserirlo anche se non faccio acquisti nello shop. Eh no, Gibbo. Cioè, serve solo se fai acquisti. Qualsiasi acquisto, anche 80 cm, però. Sì, per il supporto, ma avevo fatto un acquisto ovviamente col codice creatore inserito prima di fare l'acquisto. Tra l'altro, ragazzi, il codice creatore nello shop vi dura una settimana, poi è da reinserire. Una settimana è da reinserire. Cazzo, raga, l'avessi saputo, chiamavo il secondo account CodeBatch, che è una cosa che si fa con i secondi account per i content creator. L'ho chiamato boia, raga, 3 giorni prima di ricevere il codice creatore. Dio buono. Unlucky. Miner. Claro. Bassi evoluti? No, non lo so. Però spaccamuri evoluti, mi sa. Se acquisto la frutta dal fruttaio lo posso usare il colbaccio. Ovunque, ovunque, raga. Codebatch è in mezzo alla gente, fra tutti noi, lo viviamo ogni giorno. Ok. Non farà mai abilità qua perché lo sa che non può fare abilità, però io mi sa che è mega poco, faccio lo stesso. Fatto poison, no? What up, future king over here. Excuse me, don't you know who I am? Buono. Sarà buona giocata. Muro Evo.
Regine, vamos. Buona, buona. Raga, siamo a distanza, molto distante adesso da top 1, quindi fermiamo qua. Buono. Raga, ma io l'ho detto, lo so che posso arrivare in alto fin quando mancano 2 settimane all'inizio season, nel senso. Lo so benissimo, non c'è niente che non sapessi già. Per non perdervi i prossimi appuntamenti, comunque se vi va di seguirmi anche su Instagram, dove vi aggiorno. Ciao ragazzi!